oggi, giorno 2, abbiamo appena lasciato Petra e stiamo andando in direzione Wadi Rum per passare la giornata nel deserto e anche la notte. Nel frattempo vi do un po' di informazioni utili durante il viaggio, che dura comunque 2 ore circa, 1 ora e 50, sempre molto molto tranquillo perché le strade qui sono veramente tenute bene e non c'è quasi nessuno per strada. E vi voglio parlare di Petra by Night, l'esperienza che abbiamo fatto ieri sera. Allora, non so se siamo stati sfortunati noi a beccare una serata non al top, o se è sempre così, questo non lo posso sapere, però io sicuramente è un'esperienza che non rifarei e di conseguenza non consiglio di fare. Il prezzo è troppo alto dal mio punto di vista, perché sono 17 JD e quindi vorrebbe dire sui 21 euro circa al momento col cambio, e viene venduta per un'esperienza di luci e musiche di 2 ore. In realtà non è 2 ore, noi siamo arrivati alle 19:45 perché alle 8 dicevano che iniziava lo spettacolo, in realtà i cancelli vengono aperti alle 8:30 e lo spettacolo dura mezz'oretta. In realtà, ora che ci si arriva lì, che ci si siede, inizia molto tardi, e le persone che arrivano per ultime addirittura si possono mettere davanti dove ci sono le candele, le lucette. E quindi noi che siamo andati per primi ci eravamo seduti nei limiti dei posti per terra, poi le ultime persone, siccome non ci stanno più, vanno addirittura davanti e ti coprono comunque la visuale molto bella e scenografica delle candele. E io mi aspettavo veramente musiche, cioè effetti di luci, musiche, colori. In realtà il tesoro di Petra rimane sempre buio, ci sono solo queste candele che illuminano la serata, e la musica in realtà è suonata dal vivo, sono dei beduini che fanno 2 spettacolini, prima uno che suona con degli strumenti tipici e il secondo sempre con un altro strumento tipico a fiato. Basta, si sente anche poco perché in realtà non è insonorizzato bene, non ci sono degli amplificatori, quindi loro suonano questo strumento, non si vedono, sono al buio. Finito lo spettacolo, viene raccontata in 5 minuti in inglese brevemente la storia di Petra, e poi vengono accese le luci sul tesoro di Petra e lo viene illuminato per poter fare le foto. Peccato che le persone si alzano tutte in piedi con le luci dal basso verso l'alto, creano delle ombre gigantesche sul tesoro di Petra che praticamente è infotografabile. Quindi io non lo consiglio assolutamente, molto meglio di giorno, magari perdeteci più tempo di giorno per trovare il momento dove c'è poca gente per fare una foto o meno. La sera assolutamente non merita tanto tempo, si sta lì per terra e in attesa ai cancelli per uno spettacolo, quello che ho trovato io ieri, che sicuramente non merita il prezzo e il tempo d'attesa. Questa è stata la nostra esperienza, spero di essere stata utile. Ciao, intanto proseguiamo il viaggio, ci vediamo dopo nel deserto. Nel nostro campo tendato all'interno del deserto del Wadi Rum. Adesso vi faccio vedere la stanza, ma nel frattempo ci rilassiamo un'oretta e poi abbiamo l'escursione di 4 ore con la jeep, che ci fanno vedere i punti più belli del deserto e poi il tramonto. Siete pronti? Andiamo! Thank you.
Buongiorno a tutti, oggi è il terzo giorno qui in Giordania, ci siamo appena svegliati nel campo tendato dove abbiamo dormito questa notte, siamo qui da circa 24 ore perché siamo arrivati ieri in tarda mattinata e adesso stiamo per lasciare il deserto del Wadi Rum, il nostro driver ci sta aspettando per riportarci al parcheggio dove ieri ci ha prelevato per portarci appunto nel deserto. E dopo che siamo arrivati qui ieri in tarda mattinata ci ha lasciato un attimo sistemarci nella nostra tenda e poi siamo partiti per un'escursione di 4 ore nel deserto con la jeep. Eravamo con altre persone, eravamo in una jeep di 6 persone e quindi non era una jeep privata, però comunque è stato molto bello lo stesso. Il driver, il nostro autista, è sempre molto disponibile, aveva delle tappe fisse dove fermarsi per farci vedere i posti più caratteristici del deserto e ci lasciava comunque il tempo per fotografare, per fare i nostri video, per comunque lasciarci il nostro spazio. Poi ci portava in varie tende beduine per bere il tè, tanti tè, abbiamo bevuto veramente tantissimi tè, che siamo ubriachi di tè, molto buono. Poi loro hanno la possibilità di berlo o con lo zucchero o senza, ma è sempre bello caldo caldo e ci sta, perché comunque anche se c'è il sole nel deserto comunque c'è sempre un po' d'arietta, soprattutto in questo periodo, e poi in jeep dietro l'aria si sente parecchio. E poi l'ultima tappa è stata in un posto molto panoramico per vedere il tramonto. Siamo stati un po' sfortunati perché purtroppo ieri è arrivato un po' di nuvole, infatti anche oggi è molto nuvoloso e hanno previsto pioggia per questo pomeriggio, quindi il tramonto è stato bello ma purtroppo non era limpido, però era stato molto suggestivo comunque il luogo dove eravamo. E è un'esperienza che io consiglio, ci sono vari campi tendati, da super lusso a addirittura proprio delle tende basic dove non hanno il bagno, dove non c'è il riscaldamento, che costano veramente dai 3-5 euro, i prezzi sono veramente molto molto vari e quindi uno può scegliere quello che preferisce, però io lo consiglio di godersi una notte nel deserto, molto bello, perché poi noi avevamo compreso anche la cena e la colazione e la serata nel falò fuori, quindi è stato molto bello la stellata che si vedeva, i canti, i balli che c'erano, proprio l'armonia che si crea nel gruppo delle persone che dormono nello stesso campo tendato quella notte, è molto molto bello. Poi eravamo persone da tutto il mondo, cioè dalla Polonia, dalla Russia, dall'Italia, Germania, Marocco, cioè c'eravamo veramente tantissime persone, anche persone arabe del posto, quindi era stato veramente molto molto bello e io lo consiglio. Ora proseguiamo.